Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riesco a mettermi in questa postazione a filmare un po' per voi. Sapete quanto io ami tutto questo: l'albero, la ghirlanda, gli addobbi, le lucine. Mi piace moltissimo l'atmosfera, la magia che si crea in questo angolino di casa, quindi mi piace proprio filmare qui. Se potessi, terrei tutto questo fino a marzo, aprile, fino in primavera, in modo da avere sempre questo sfondo alle mie spalle, ma chiaramente non si può. A proposito di Natale, oggi parliamo proprio di lui, parliamo proprio di tutto questo, perché in questo video ho raccolto per voi 20 idee regalo last minute, un po' per tutte le tasche, per tutti i gusti, per lui, per lei, c'è veramente di tutto. Prima di iniziare vi dico che qui sotto nell'info box vi lascio tutti i link ai video che ho fatto negli ultimi anni, proprio dedicati alle idee regalo per Natale. In questo video cercherò di non essere generica, voglio entrare proprio nel dettaglio, dare delle idee regalo concrete. Non mi sentirete parlare di categorie come borse, scarpe, gioielli, portafogli. Trovo che sia più utile, trattandosi di idee regalo last minute, quindi non c'è tempo, trovo che sia più utile andare proprio al sodo, dare delle idee concrete, essere quindi specifica. A questo punto possiamo partire subito con le 20 idee regalo last minute per quest'anno, per lui, per lei, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Idea regalo numero 1 è una cosa che ho qui fisicamente da mostrarvi, di cui vi ho parlato tante volte, che mi piace regalare, mi piace anche ricevere, quindi non poteva non far parte di questo video. Un bel fotolibro, io ne faccio tanti, ne faccio almeno uno o due all'anno, li regalo sempre a Gigi, li faccio per ogni viaggio che facciamo, quindi ad esempio c'è quello di New York, qui c'è quello della Puglia dello scorso anno, anche quest'anno ne ho fatto qualcuno. Io di solito utilizzo foto sì, da computer mi trovo meglio, ho tutte le foto salvate sul computer, ma volendo si può fare anche tramite l'applicazione da cellulare, quindi comodissimo se volete stampare delle foto che avete sul telefono. Mi trovo benissimo non solo a livello di qualità, ma anche come velocità del servizio, motivo per cui l'ho inserito tra le idee regalo dell'ultimo momento, perché veramente nel giro di pochissimi giorni questo vi arriva a casa vostra, oppure potete anche andare a ritirarlo in un negozio convenzionato con Fotosì. Questa non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione. Ho avuto modo di lavorare con il team di Fotosì, mi sono trovata molto bene, ma tutto quello che vi mostro e tutto quello che vi dico è frutto della mia esperienza, è la mia recensione personale, insomma, quindi sicuramente un fotolibro. Oppure se volete cambiare, perché magari ne avete già fatti altri negli anni passati, anche un bel calendario con le foto che avete con quella persona, secondo me è una bellissima idea. Un bel libro, secondo me, si fa sempre colpo con un libro. Chiaramente, se a quella persona piace leggere, ovviamente può trattarsi di un romanzo, di un libro, di qualsiasi genere letterario di cui quella persona è appassionata. Può trattarsi anche di una guida a viaggio, quindi un libro dedicato ad una città, magari in vista di un viaggio insieme a quella persona, oppure perché no, libri di cucina dedicati all'alimentazione. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Anche qui basta andare in libreria e c'è il mondo. Oppure anche libri un pochettino più adatti a questo periodo, mi spiego meglio. Mi piacerebbe moltissimo iniziare a leggere A Christmas Carol di Charles Dickens, Canto di Natale, che in questo periodo secondo me deve essere un qualcosa di magico, quindi o qualcosa di dedicato proprio al Natale o qualsiasi altro libro. Secondo me si fa sempre colpo, magari cercando anche una prima edizione di un libro di cui quella persona è particolarmente appassionata. Secondo me si possono trovare dei regali pazzeschi, qualcosa di simile ma allo stesso tempo diverso, una bella agenda. Questa è la mia di quest'anno che sta per esplodere, però sì, a me piace ricevere le agende per il 2023. Non so se quest'anno la riceverò perché Gigi mi ha già detto: te l'ho già regalata l'anno scorso e quello prima ancora, quindi no, non posso farti sempre lo stesso regalo, però io la trovo una cosa utile, una cosa carina, magari se si conoscono anche i gusti a livello di agenda di quella persona, perché non è così scontato, un'agenda non è uguale all'altra, quindi magari bisogna conoscere un pochino i gusti della persona, oppure anche un quaderno per prendere degli appunti o anche in generale delle cose di cartoleria, quindi un set di penne, di evidenziatori, matite colorate, se chiaramente può piacere a quella persona. Quello di cui vi sto per parlare con me avrebbe un successone, una bella tazza natalizia. Guardate che carina questa, io l'ho presa a Colmar ai mercatini di Natale, la trovo adorabile, è diventata la mia tazza preferita sicuramente di Natale, ma
Non lo so, secondo me potrei andare avanti a utilizzarla anche oltre le feste. Se ne trovano veramente tantissime, anche solo su Amazon. Vi lascio un bel po' di link qua sotto nell'info box di tutto quello che vi mostro, di tutto quello di cui vi parlo, così da darvi anche lì qualche idea un po' più specifica, un pochettino più concreta. Se magari la tazza vi sembra un po' pochino, potete magari aggiungere anche un kit per la preparazione di una cioccolata calda. La trovo una cosa molto carina, un regalo molto semplice. Però secondo me molto efficace. Idea regalo numero 5 che si ricollega a quella di cui vi ho appena parlato, un bel montalatte. Perché ve lo faccio vedere? Perché quando ve lo mostro nei vlog o anche su Instagram ricevo sempre tantissime domande. Quindi secondo me è un articolo che è diventato veramente molto richiesto, ricercato e anche utile, perché bene o male in questi ultimi 2 anni, forse da quando siamo stati in lockdown, ci siamo un po' tutti dilettati nella preparazione dei cappuccini. A chi è che non piace un bel cappuccino o un latte caldo macchiato? E quindi secondo me questo può essere un bel regalo. Il mio è un aeroccino 4, mi sembra, di Nespresso, monta al latte caldo, freddo, con diverse intensità di schiuma, quindi poca schiuma, tantissima schiuma. Ce ne sono tantissimi, anche qui vi lascio un po' di link qua sotto nell'info box. Ormai ogni brand ha fatto il suo montalatte, ce ne sono per tutti i gusti, per tutte le fasce di prezzo anche, quindi per me ottima idea regalo. Sempre in linea potrei pensare anche ad una moka, ad una bella caffettiera, oppure anche ad una macchina del caffè con le capsule, oppure ad una scatola, ad un bel pacco contenente un sacco di capsule, un sacco di cialde per la macchina del caffè, oppure anche a un portacapsule. Ce ne sono tantissimi, anche qui quando vi faccio vedere il nostro che ha la base in vetro, mi chiedete sempre dove l'ho acquistato, tra parentesi su Amazon, e ve lo linko anche questo. Suscita sempre un sacco di curiosità, quindi secondo me anche quello può essere un bel regalo. Per la categoria numero 6 ho pensato a un regalo solidale, quindi non è un qualcosa che ho qui da mostrarvi fisicamente, ma trovo che sia un bellissimo regalo. Cercando online si trova veramente di tutto, c'è ad esempio la possibilità di piantare un albero, di adottare un alveare, adottare un'ape, adottare una pianta. Ho visto anche tramite WWF, di questo ne ho sentito parlare alla radio, sono andata a cercare online per informarmi un pochino perché è una cosa che vorrei fare anche io in prima persona. C'è proprio la possibilità di adottare una specie in via di estinzione, ad esempio un panda, un koala, ma ci sono tantissime specie e loro vi mandano anche in regalo un peluche. La trovo una cosa molto carina. Personalmente, se penso al Natale, penso sicuramente alle grandi mangiate, a buffate di panettone, pandoro, torrone, ogni genere di bontà, ok? Però penso anche ai pomeriggi passati a giocare a giochi di società, quindi perché no, un bel gioco da tavola da utilizzare anche il giorno stesso di Natale, oppure anche un bel puzzle. Sapete che io sono una amante dei puzzle, sono fissata con i puzzle e in particolare questo lo trovo bellissimo. Questo è il regalo che noi abbiamo pensato per nostro cognato. Spero che non stia guardando questo video, né lui né mia cognata, altrimenti regalo bruciato. Comunque trovo che sia carinissimo. Lui è un amante di vini, lui è un sommelier e quindi gli abbiamo regalato che cosa? Questo puzzle da 1000 pezzi che raffigura l'Italia, ma non solo, c'è anche un po' di Francia, un po' d'Austria, di Svizzera, e raffigura i vini in base alla località, in base alla zona. È possibile fare ad esempio anche un puzzle personalizzato con una foto con quella persona. Io l'ho fatto diverse volte, vi metto tutti i link del caso qui sotto come sempre. Altra cosa carina, un puzzle sì, ma in 3D. Quindi vedete la casetta che c'è alle mie spalle? È una casetta di pan di zenzero in 3D, l'ho montata proprio nell'ultimo vlog, quindi se volete andare a dare un'occhiata vi faccio vedere un po' tutto il procedimento. Io l'ho presa l'anno scorso su Amazon, ma si trova ancora ed è molto carina perché c'è anche l'illuminazione fatta molto bene. Prossima idea regalo, una bella candela. Secondo me anche con questa si va sempre sul sicuro. Questa è una Yankee Candle nella profumazione Christmas Cookie, quindi magari si può optare per un qualcosa, per una fragranza tipicamente natalizia, anche se in realtà questa va bene un po' per tutto l'anno perché sa di biscotti al burro, sa di vaniglia, sa di zucchero, quindi è un qualcosa, mamma mia ragazzi, è troppo buona, è un qualcosa che va bene un po' per tutto l'anno. Oppure ci sono anche delle candele di Ava & May che sono veramente veramente pazzesche. Questa mi sembra che sia quella al cioccolato,
Sì, è buonissima, ragazzi. Quindi non per forza qualcosa di natalizio, oppure anche un bel diffusore di quelli a bastoncini. Anche questo ce l'ho qui da mostrarvi. Anche questo è di Ava & May. A me piacciono moltissimo. Li prendete, li mettete lì, profumano la stanza senza essere troppo invasivi. La candela invece bisogna star lì, ricordarsi di accenderla, ma soprattutto ricordarsi di spegnerla. Quindi se volete qualcosa di meno impegnativo anche da quel punto di vista, diffusore a bastoncini. Ogni tanto si girano, però non bisogna star lì a curarlo più di tanto. Cercate su Amazon le candele e vi si aprirà un mondo. Parlando sempre di cose profumate, come non menzionare un bel cesto con all'interno un sacco di cose buone da mangiare? Secondo me è un bel regalo, è un regalo con cui si può andare sul sicuro, soprattutto con determinate categorie di persone. Magari non le conosciamo benissimo, oppure non ne conosciamo bene i gusti, quindi potrebbe essere l'idea migliore fare un regalo di questo genere. Ad esempio, in questo periodo è pieno di mercatini di Natale che vendono un sacco di cose buone, quindi perché non approfittarne e magari prendere qualcosa anche di tipico? Noi, ad esempio, come vi dicevo prima, siamo stati ai mercatini di Natale in Alsazia, abbiamo girato diversi paesi dell'Alsazia e quindi abbiamo portato a casa un po' di souvenir, un po' di prodotti tipici che regaleremo proprio a Natale. Quindi, ad esempio, c'è un vino, un pinot nero dell'Alsazia, poi abbiamo preso anche delle marmellate, questa deve essere pazzesca, mannaggia a me non l'ho presa anche per noi. Comunque la confettura di Natale, la marmellata di Natale, qualcosa di particolarmente speziato, quindi che sa, profuma di Natale, prodotti che richiamano un determinato luogo in cui siamo stati. Noi abbiamo proprio pensato a questo regalo per alcune persone della nostra famiglia che secondo noi apprezzeranno moltissimo. Con la prossima categoria mi ricollego al discorso viaggi, credo che questo oggetto possa essere super apprezzato da chi ama viaggiare. Come la sottoscritta tra parentesi, quindi amore, se stai guardando questo video e non hai la minima idea di cosa regalarmi, continua a guardare perché ci sono un sacco di idee molto interessanti. Si tratta dell'AirTag, un dispositivo Apple che sostanzialmente è un bottone che si collega al vostro cellulare o ad altro dispositivo e con questo potete tenere controllati gli spostamenti di un determinato oggetto, potete rintracciare un determinato oggetto che volete appunto controllare. Mi viene subito da pensare ad una valigia. Quindi voi inserite questo bottone nella valigia, la imbarcate in aeroporto e potete controllare dove si trova. Nei mesi scorsi ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori, con valigie perse, lasciate in aeroporto, disperse sulla pista, e c'è sempre un po' quella paura, soprattutto quando si fanno anche dei viaggi lunghi, c'è sempre quella paura di oddio, chissà se rivedrò la mia valigia una volta arrivata a destinazione, una volta tornata a casa, me la perderanno. Ecco, con questo oggetto potrete andare sul sicuro. Quanto mi piace quello che sto per farvi vedere, quanto sono orgogliosa di questo regalo che abbiamo pensato per una coppia di nostri amici, a cui abbiamo deciso di regalare due palline personalizzate per l'albero di Natale. Noi le abbiamo acquistate sul sito Ollalà, anche qui non è una collaborazione, una sponsorizzazione, le abbiamo acquistate noi, vi metto comunque il link qua sotto nell'info box. Trovo che siano veramente carinissime. Io mi sono prima informata sui colori del loro albero di Natale in modo da fare qualcosa in linea con quello che loro hanno già, però potete veramente spaziare tantissimo con i colori. Scegliete il colore della pallina, noi l'abbiamo scelta blu ed è un bel blu scuro in vetro, tra parentesi, quindi è proprio una bella pallina. Si sceglie anche il colore del nome da scrivere, noi abbiamo fatto bianco. Si sceglie il colore del nastrino, anche qui l'abbiamo fatto blu come la pallina, e il colore del campanello, oro o argento, e noi l'abbiamo fatto argento proprio perché il loro albero è blu e argento. E devo dire che sono state anche molto veloci nella creazione e nella spedizione, quindi penso che qualora decidiate di ordinare subito dovrebbe arrivarvi tranquillamente entro Natale. A questo punto dovremmo essere all'idea regalo numero 12, se non erro. Ho pensato ad un bel mazzo di fiori secchi che vedete alle mie spalle. Come funzionano? A differenza del mazzo di fiori classico, questi durano degli anni. Magari bisogna spolverarli ogni tanto, però non hanno bisogno di acqua, si mettono lì e durano tantissimo proprio perché sono secchi. Oppure carina secondo me l'idea anche di una pianta, ma se si ha la paura che la persona destinataria del nostro regalo possa non avere il pollice verde, possa avere dei problemi con la cura delle piante, allora si può pensare anche ad un qualcosa di alternativo, sempre ad una pianta, sempre ad un fiore, ma non reale. Mi spiego meglio, sto parlando di Lego. Sono andata sul loro sito per altri motivi e ho visto che è uscita questa collezione di recente che ha proprio il tema dei fiori. Quindi io ho visto ad esempio questo bel vaso con un'orchidea bellissimo fatto di Lego. Quindi carino
appena l'idea di assemblarla, anche questa è parte del regalo, ma poi averla in casa è un qualcosa di particolare, non dobbiamo occuparci della pianta, non dobbiamo diventare matti. Bella l'idea di regalare ad esempio un'orchidea vera, bellissima, ma se si ha il dubbio si può anche pensare di regalarla non proprio vera. Altra categoria di cui non ho nulla da mostrarvi fisicamente, perché in realtà non è un regalo proprio materiale, fisico, un bel abbonamento a un servizio che può essere ad esempio Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, che sono quelli che noi utilizziamo di più per vedere film e serie TV, ma anche altri servizi come ad esempio The Gusta Box o delle box dedicate al make-up, dedicate ai vini. Importante secondo me però, prima di fare un regalo come questo, è controllare sempre che ci sia la possibilità di recedere da questo servizio, perché è ok che vogliamo regalare un qualcosa di interessante da far provare a quella persona, però non deve essere secondo me nemmeno un impegno, un obbligo a dover continuare. Quindi importante che ci sia la clausola di recesso senza penali, senza costi. Idea regalo numero 14, credo di sì. Comunque un bel maglione natalizio come quello che indossa la sottoscritta. Io ne vado matta, mi piace collezionarli, mi piace anche regalarli, quindi ogni anno a Gigi ne prendo sempre uno, mi piacciono un sacco. Mi piace anche l'idea di regalarlo ad altre persone, perché lo trovo carino da indossare magari il giorno di Natale o nel periodo di Natale quando ci si trova tutti insieme. Può essere un maglione, può essere un pigiama natalizio, ma anche no. Mi piace molto l'idea di regalare un qualcosa di coordinato. Vi spiego meglio. L'anno scorso noi abbiamo regalato a nostra cognata, nostro cognato e il nostro nipotino lo stesso pigiama, quindi tutti e tre avevano lo stesso pigiama e la stessa cosa si può fare anche con i maglioni di Natale o meno. Ed è bellissima questa cosa perché si riesce anche a fare un unico regalo per tutti, e poi vederli coordinati è una cosa molto carina, quindi personalmente adoro questa categoria. E voi mi direte: ok, ma per gli amanti del beauty? Per gli amanti beauty c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Se andate in qualsiasi profumeria trovate veramente kit cofanetti per tutti i gusti, dal make-up alla skincare, la cura del corpo, cura dei capelli, c'è veramente di tutto, per tutte le tasche, per tutti i gusti. Ma volendo si può anche pensare ad un qualcosa di diverso, qualcosa di personalizzato. Sapete che io sono quella dei regali personalizzati, a me piace proprio pensare il regalo per quella persona, studiarlo per quella persona e quindi personalizzarlo un pochettino. Ok, siamo agli sgoccioli, manca poco, però questo non significa che non si debba fare un regalo pensato, ragionato apposta per una persona. Quindi, ad esempio, un amante del beauty si può prendere una pochettina, e inserire all'interno delle maschere in tessuto per il viso, che non costano nemmeno tanto, maschere per il contorno occhi, maschere per le labbra, per le mani, per i piedi, oppure crema mani, burro cacao. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Io amo l'idea di regalare un'esperienza, quindi ad esempio l'ingresso ad una spa, ad un centro benessere, regalare un massaggio. Noi l'anno scorso proprio per Natale abbiamo ricevuto un regalo simile, un ingresso di coppia ad una spa con un trattamento di coppia. Siamo andati di recente a riscattare il nostro regalo ed è stato bellissimo, è stato magico. Si può regalare anche ad esempio ad una bella famiglia con bambini, si può regalare l'ingresso ad un parco divertimenti. C'è la possibilità di fare un biglietto a data aperta, quindi non bisogna selezionare per forza la data, e anche qui appunto è bella l'idea di fare un regalo unico ad una famiglia. Si può regalare ad esempio una degustazione di vini, un tour di una cantina con annessa degustazione o anche una cena stellata in un ristorante stellato, uno chef particolarmente amato, conosciuto grazie ai programmi televisivi. Chiaro, qui si sale un po', diventano cifre un pochettino più importanti, però ognuno poi sceglie in base alla disponibilità che ha, giusto? Torniamo ai regali materiali, gift in a jar. Vi dico solo questo, io vado matta per queste cose e in particolare noi in Alsazia, come vi dicevo prima, abbiamo preso un po' di regalini, un po' di souvenir a tema culinario, tra cui anche questi barattolini. Che cosa sono? Sono dei regali in barattolo, gift in a jar, significa proprio questo. Questo ad esempio serve per la preparazione di un dolce speziato alsaziano, il pain de pice. Si può fare anche fatto in casa, quindi noi l'abbiamo acquistato, ma si può prendere un barattolo, qualsiasi barattolo voi abbiate in casa, e inserire all'interno tutti gli ingredienti che servono per la preparazione di torte, biscotti, muffin, cookies, cioccolata calda magari con sopra i marshmallow. Si possono fare anche a tema salato, quindi non per forza dolce. Si vedono sempre più spesso ormai i risotti in barattolo.
scatolo, quindi tutto quello che serve per la preparazione del risotto, in modo che poi la persona che lo riceve dovrà semplicemente aggiungere gli ingredienti liquidi, sia che sia un dolce come in questo caso, che sia un qualcosa di salato come un risotto. La prossima idea regalo non ce l'ho qui fisicamente con me, ma mi piacerebbe moltissimo averla da mostrarvi. E qui richiamo ancora l'attenzione di mio marito, se stai guardando questo video e brancoli nel buio, questa potrebbe essere la soluzione a tutti i tuoi problemi. Sto parlando della Polaroid, che permette di stampare istantaneamente le foto scattate. Secondo me è un evergreen, è veramente bellissima. L'anno scorso l'ha portata mia cognata a Natale e abbiamo stampato qualche foto. Io ho ancora queste foto del Natale dell'anno scorso e è veramente una cosa carina. Al giorno d'oggi è difficile stampare foto, motivo per cui io faccio sempre fotolibri, quadri, stampe, calendari, proprio perché mi piace avere le foto da toccare, da guardare quando mi va. Quindi la Polaroid secondo me potrebbe essere una bella idea e lo stesso vale per la Instax, che è uscita da poco anche nella versione mini. Che cos'è? È una stampante, una mini stampante che si collega al cellulare e vi permette di stampare le foto direttamente dal cellulare, quindi voi scattate con il cellulare con la qualità del cellulare che chiaramente è diversa rispetto a quella di una Polaroid e le potete stampare immediatamente. È una cosa bellissima. Siamo agli sgoccioli, ultima idea regalo numero 19. Questo vi è piaciuto tantissimo quando ve ne ho parlato diversi anni fa, ve l'ho forse anche fatto vedere, è stato un regalo che abbiamo fatto a diverse persone nel corso degli anni ed è un bellissimo zerbino personalizzato. Anche qui molto bello sia per una sola persona ma anche per una famiglia, quindi si riesce a fare un regalo di gruppo senza diventare matti. Ci sono tantissimi siti che vi danno la possibilità di farlo, io l'avevo fatto tramite madeingift.com, anche qui non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione, assolutamente no. Mi sono trovata molto bene sia a livello di qualità del prodotto, anche a livello di celerità del servizio, quindi ordinando adesso, anche qui penso che vi dovrebbe arrivare tutto entro Natale. E la cosa bella è proprio la possibilità di personalizzare lo zerbino, quindi o mettete il nome di quella famiglia, di quella persona, oppure anche le facce di quelle persone sotto forma di omini stilizzati. Ma è veramente molto molto carino. Noi l'abbiamo fatto sia per dei nostri amici che per la nostra famiglia. Avevamo scritto anche i nomi sotto ad ogni omino e c'era anche la possibilità di inserire animali domestici, quindi cani, gatti, ma non solo. Veramente un bel regalo. Non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché veramente nel corso degli anni ogni tanto ricevo ancora delle mail o dei messaggi in cui mi dite: Jenny, mi ricordo che avevi parlato dello zerbino personalizzato, ma non ricordo il sito. Non è che mi dici, non è che me lo scrivi. Quindi è proprio una cosa che è rimasta impressa anche a voi e quindi è per questo che dico che si tratta di un bel regalo, perché penso che possa essere molto apprezzato. Per l'ultima idea regalo ho pensato ad un qualcosa di diverso, anche qui non tangibile materialmente. Io ad esempio lo apprezzerei moltissimo perché sono una persona curiosa, mi piace imparare cose nuove, mi piace apprendere sempre cose nuove e quindi ho pensato ad un bel corso per imparare qualcosa di nuovo, che sia un corso di cucina, un corso di fotografia, un corso di make-up per le unghie, per i capelli, di marketing. Davvero al giorno d'oggi se ne trovano di tantissime tipologie. Online si trova veramente di tutto, corsi per qualsiasi cosa. Se avete di fronte una persona che ama studiare, ama tenersi costantemente aggiornata, ama imparare sempre qualcosa di nuovo, scoprire, curiosare, allora potrebbe essere un bel regalo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di non aver dimenticato nulla e spero effettivamente di avervi parlato di 20 idee regalo last minute. Io spero di esservi stata d'aiuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se seguirete qualcuno dei miei consigli, se l'avete già seguito in passato, quali sono i regali che avete già fatto o che state programmando di fare. Sono curiosa, voglio un po' curiosare tra le vostre idee, tra i vostri regali. Io vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video. Ciao!